È stato siglato l'accordo sindacale per il contratto di affitto del ramo di azienda della IVV, storica vetreria di San Giovanni Valdarno. Si salvano così marchio e posti di lavoro. La firma è avvenuta nella ex sala giunta del Palazzo Comunale di San Giovanni Valdarno. La produzione nello stabilimento valdarnese, la IVV era in liquidazione coatta amministrativa, era ferma ormai da mesi a causa del caro energia, insopportabile per un'azienda energivora come questa. È una giornata storica perché è un'azienda che ha chiuso ormai da tempo la sua produzione, ma che ha fatto la storia produttiva di San Giovanni Valdarno, finalmente vedrà un futuro di fronte a sé. Io ringrazio naturalmente il sindacato, le sigle sindacali, la CGIL, che è chiaramente il sindacato unico all'interno di IVV, ringrazio Diego Toscani, che è l'imprenditore che ha fatto la scelta di avventurarsi in questo affitto di ramo d'azienda, ringrazio il commissario liquidatore che ha lavorato rapidissimo perché si potesse raggiungere questo obiettivo. Per San Giovanni Valdarno era importante che si salvaguardasse la produzione, che rimanesse a San Giovanni l'IVV, che rimanesse il marchio IVV, che si salvaguardasse soprattutto l'occupazione. Questo obiettivo è stato raggiunto. Su 35 dipendenti attuali, 26 saranno confermati nella nuova società. Quindi per noi questo oggi è un giorno veramente importante, quindi ringrazio chi ha lavorato per raggiungere questo obiettivo. L'affitto del ramo di azienda prelude all'acquisizione di IVV, che sarà effettuata attraverso la holding di partecipazione Tradizioni Associate, che già gestisce i marchi Berti e Consigli e che fa capo a Diego Toscani. Il documento è stato infatti firmato da quest'ultimo, assieme ovviamente alla IVV, alla commissaria liquidatrice Susanna Bugiardi e ai sindacati. Il compito della liquidatrice, come il nome dice, era quello di liquidare e quindi vendere tutto quanto, quindi c'era un pericolo serio di vedere chiusa in modo definitivo l'attività IVV. Il fatto che si sia presentato il dottor Toscani con una proposta di affitto con il successivo acquisto chiaramente ha risollevato un attimino le sorti di questa realtà. Abbiamo ovviamente discusso un attimino per capire meglio le sue intenzioni, i suoi investimenti. Riteniamo insomma che sia un progetto sicuramente serio. Chiaramente noi saremmo soddisfatti pienamente nel momento in cui tutto il personale verrà riassorbito. Purtroppo nell'immediato ci sono circa 9 persone che non entreranno nella nuova realtà. Comunque abbiamo l'impegno che via via che l'azienda riparte, verificare dai 26 attuali, diciamo, come impegno poter salire e integrare altre persone.